Amici della pallanuoto, a tutti la più cordiale buona serata. Oltre a uno, a due, pallanuoto femminile con la Coppa Italia di cui parleremo, è partito il campionato di Serie B ormai da 4 settimane. Presente qui nei nostri studi è la squadra che per 2 anni consecutivi è arrivata al passo decisivo, allo spareggio per arrivare in A2 e non c'è riuscito, lo Sturla. Nella figura di Stefano Giusti, grazie Stefano di essere con noi. Buonasera a tutti. Difensore nonché genero di Giorgio Roselli, grande giocatore della Samp, che oggi avrebbe potuto essere con noi, ma ci sono le coppe e quindi è in giro per commentare. Lo rinvieremo la prossima volta, vero? Volentieri. L'allenatore dello Sturla, Piero Ivaldi. Ciao Piero, ciao. Grazie di essere qui. Un illustre passato nella nazionale a livello giovanile, under 20, ma anche responsabile di tutto il settore giovanile, quindi un feeling particolare con i giovani. Il personaggio invece che vado ad introdurvi è quello che qualcuno di voi in piscina vedrà nelle pose più strane. L'avrà visto in passato o sdraiato per terra o dietro le porte o penzoloni dalla piattaforma di Alvaro di 10 metri, perché è uno dei più illustri fotografi della pallanuoto, Giorgio Scarfì. Ciao Giorgio. Grazie Guido, ciao. E parleremo di fotografia nella pallanuoto, che è molto importante. Per ora cominciamo con il campionato, vediamo brevemente che cosa è successo negli ultimi giorni. Vincono le prime tre, la Prorecco a Savona per 12-5, il Brescia in casa, ancora una volta con 20 gol, squadra più prolifica, a 4 sulla Seleco Catania, 3 reti di Petar Muslim, e la BPM Sport Management alla Monumentale di Torino contro il Torino 81 per 16-5. Gran passo dell'Ortigia che, approfittando della sconfitta del Savona contro i campioni d'Italia, la superano in classifica al quarto posto vincendo a casa del Posillipo per 11-9, 3 gol del messinese Giacoppo. L'altra napoletana, Canottieri, va a vincere a Bellariva contro la Florenzia, 3 reti del mancino Campopiano. Drammatica Bogliasco-Lazio, finita 7-6 per i Liguri, con la possibilità per i Romani di pareggiare sulla Sirena. E ritorna la vittoria della Pallanuoto Trieste dopo 4 turni a secco sull'Acqua Chiara. In A2 nel girone nord, 2 risultati calcistici. Il 4-3 con cui il Sori supera la Chiavari Nuoto, con un quarto tempo vibrante alla Ravera, dopo che i locali avevano raggiunto il pareggio rimontando il doppio svantaggio. In porta della squadra di Cipollina, al posto dell'infortunato Filippo Agostini, il 17enne Alessandro Benvenuto. E il quinto che supera il Camogli per 4-1, tripletta di Gavazzi. Tesissime, President Bologna Lavagna con Risso che raggiunge il pari contro il suo passato e la Crociera 10-9 contro l'Arenzano che ancora perde di una lunghezza soltanto. Nel girone sud continua a punteggio pieno la marcia della Campolongo Salerno, 12-7 sulla Roma Arvalia. Tengono il passo in Latina di Mirarchi, 9-8 sui Muri Antichi, e il Civitavecchia di Pagliarini, 9-7 sulla Telimar. Pareggio del Pescara del neo dirigente Amedeo Pomiglio con la Roma Visnova. Ma il palcoscenico è tutto della femminile. L'Equipe Orizzonte vince 12-6 sulla SIS Roma, triplette delle Rapallesi, Bianconi e Capitan Garibotti, che festeggia così la vittoria in Coppa Italia. La squadra del portiere nazionale oro olimpico Johnson bissa in pochi mesi la Final Cup, ma Martina Miceli dice non abbiamo ancora fatto nulla. Bene, complimenti all'Equipe Orizzonte. Cominciamo dai Valdi, Ubi Maior, per forza. Piero, una domanda quasi societaria, non tecnica, però potresti spiegarci. Lo Sturla viene da anni e anni della medesima gestione con Falcone, eccetera, ha cambiato con te, è cambiato qualche cosa anche nei programmi? Che cosa vi ripromettete adesso? Ma io seguo i miei programmi e quindi chiaramente concordati con la società. I programmi sono vedere il settore giovanile e cercare di rifare il percorso che hanno fatto negli anni precedenti con un risultato diverso. Quindi partendo dai giovani? I giovani sicuramente hanno un'attenzione particolare, ci vorrà un po' di tempo però capire come riuscire a farli crescere meglio. Stefano, è un po' una caratteristica di tante squadre quella di ripartire dai giovani. Lo stesso Barelli in queste ore ha detto cerchiamo di fermare l'arrivo di tutti gli stranieri in Italia. Secondo te è un problema, come dire, economico? Le squadre e le società sono costrette a questo passo o è una scelta per ritornare all'antico? Tutte e due, diciamo che sicuramente è un problema economico, perché ultimamente è un mondo abbastanza in crisi. E poi è anche un modo per far ripartire tutto il mondo della pallanuoto dai nostri giovani e stoppare, diciamo, il movimento quello degli stranieri, anche perché ci sono tanti giovani veramente validi.
Certo, che in questi anni sono stati un po', come dire, chiusi, e Campagna ne sa qualcosa perché deve arrampicarsi per trovare qualcosa. Giorgio, fra un attimo solo da te. Andiamo un attimo prima a sentire Bogliasco-Lazio, partita attesissima, come detto, i due allenatori, prima di tutto Daniele Bettini e poi Sebastianutti, che è stato anche campione d'Italia da allenatore con la Under 20 nel 2016, ma soprattutto capitano della Lazio per 10 anni. Noi se non facciamo così non ci divertiamo, abbiamo rischiato di buttare una grande partita fino all'ultimo secondo, abbiamo dominato per tutto l'arco della partita e negli ultimi 2 minuti abbiamo perso la testa, sbagliato tantissimo, subito quello che non abbiamo subito per tutta la partita e fino all'ultima azione che per fortuna siamo riusciti a difendere, se no avremmo fatto una bella frittata. Noi abbiamo nel mirino queste prime 3 giornate del campionato. La prima giornata è andata bene, abbiamo fatto 3 punti fondamentali per noi, abbiamo invertito il trend negativo che avevamo. Adesso sta a noi mantenere la positività e continuare su questa lunghezza d'onda. Purtroppo troppo tardi, abbiamo iniziato la scia proprio, non siamo mai entrati in partita nei primi 2 tempi, abbiamo sprecato tantissimo in attacco, dietro avevamo i tempi sbagliati, non ci siamo aiutati, ci siamo addirittura innervositi nei primi 2 tempi. Poi sembrava che avevamo ripreso un po' le distanze, le misure, il tempo, però ormai era troppo tardi e l'occasione è sfumata. Sapevamo che era difficile, questo è un campo difficile, loro è una squadra che ha fatto un girone d'andata sotto le aspettative, insomma, quindi pensavamo che crescessero, l'hanno fatto, sono cresciuti molto, una squadra ostica da incontrare qui, però peccato perché i primi 2 tempi sono stati proprio nulli. Romano dell'81, penso che si senta, ex Fiamme Oro, Lazio, insomma un grosso personaggio, e un ringraziamento anche a Marco Tripodi, addetto stampa del Bogliasco. Allora, io vedo puntato verso di me quello strumento mostruoso, penso un 300 mm. No, non è un 300. Noi siamo abituati alle macchinette molto piccole. E come ti nasce l'idea della fotografia in pallanuoto, uno sport così ultimo sotto un certo aspetto, e soprattutto che caratteristiche ha rispetto alla fotografia classica del calcio, dell'automobilismo? La fotografia nasce da ragazzino, quindi ho iniziato ormai da più di 50 anni che fotografo con le prime macchinette. E poi è stato un evolversi. La pallanuoto è nata all'inizio degli anni 90 con i miei 2 nipoti Marino, che giocavano, hanno giocato in varie squadre, anche nel Bogliasco, Quinto, eccetera, e quindi iniziando a seguirli, all'epoca si usavano ancora le macchine a pellicola e quindi i primi difficoltosi tentativi di portare a casa qualche risultato decente. Adesso onestamente le cose sono cambiate, le attrezzature che ci sono oggi permettono dei risultati qualitativamente molto migliori e molto più affidabili, ma credo che sia giusto ricordare, visto che siamo anche qui a Genova, che diciamo il grande Massimo Lovati, che è stato il primo a riportare diciamo immagini di altissima qualità degli sport natatori in genere, quando ancora diciamo questi strumenti non c'erano. E beh, quella è proprio foto artistica, evidentemente. Bene, torniamo a Bordo Vasca, andiamo in A2, ci soffermiamo su una squadra meritevole sotto certi aspetti, perché tutti gli anni è con l'acqua alla gola e tutti gli anni si riprende puntualmente, che è il Sori, Rainante Sori, nata negli anni 50, ma che è stata una grande di Serie A. Andiamo a sentire il suo allenatore Franco Cipollina. Ma guarda, noi ci aspettavamo questo tipo di partita, una battaglia, una lotta, e doveva venire fuori il cuore e noi siamo riusciti a giocare al meglio. Abbiamo difeso bene, soprattutto a uomo in meno, abbiamo difeso nel momento cruciale bene, eravamo partiti un po' male come uomo in più, ne abbiamo sprecato un po' all'inizio, però nel momento decisivo l'abbiamo fatto e quindi abbiamo preso questi 3 punti che sono fondamentali.
Qual è il vostro segreto, Cippo? Siete ogni anno con una formazione risicata e ci riuscite sempre? Ma guarda, abbiamo iniziato una strada che secondo me è vincente, cioè quella di inserire, dando fiducia ai ragazzi del settore giovanile. Oggi in porta c'era un ragazzo di 17 anni. Credo che questo porti molto all'unione, all'unità, al gruppo, e molte volte si riesce a fare di più con questo rispetto magari anche a dei valori superiori. Bene, parliamo ancora un po' dello Sturla in dettaglio. Stefano, prima tu, il motivo di la scelta di Serie B, visto che vieni da due, Lavagna, Chiava, Rinuoto, eccetera, e beh, hai fatto, come dire, questa scelta. Allora, innanzitutto perché a Chiavari non sono stato riconfermato e la prima chiamata è arrivata dallo Sturla, dove sapevo venisse Piero, un gruppo di amici storici dalle giovanili del Bogliasco, chi dal Recco, e perché no, quindi. Cioè, quindi fate gruppo in questa maniera? Su questo assolutissimamente. Piero, non potete nascondervi, dove volete arrivare, che obiettivi avete? Il fatto che siate arrivati già due volte alla finale, persa così malamente, è negativo, è positivo? Ma diciamo che io ho preso questo incarico senza pensare al passato, quindi vado avanti per quello che penso io. È un gruppo che può arrivare a fare il salto di categoria con tutte le difficoltà che poi può incontrare, però oggi dobbiamo arrivare, dobbiamo avere la mentalità giusta per arrivare. Visto che non parli del passato, non ci pensi, ti proietto sul futuro. Nel caso eventuale di promozione, cosa succederà? Vedremo un attimino come riuscire ad integrare le qualità che ci sono già con, se è possibile, con qualche aiuto che ci potrà arrivare. Ma sono fiducioso sia sul presente che sul futuro. Bisognerà vedere cosa ne pensa il presidente Conte, perché la Serie 2 è un altro costo. È una questione di costi, ma più che costi io penso le modalità di allenamento. Va bene, non può cambiare. Va bene, va bene. Ci fermiamo un attimo per qualche suggerimento commerciale, poi proseguiremo con la seconda parte. Bene, diamo voce, perché la diamo al massimo numero possibile di giocatori, sono coloro che lo meritano veramente, a tre del Sori: Daniele Elefante, ex Crociera, poi abbiamo Gregorio Federici, ex Chiavari Nuoto, quindi ex di questa partita, e infine Alessandro Viacava, che con la doppietta è stato decisivo nella partita, al quale già aveva segnato in A1 nella partita di Trieste due anni fa, quando il presidente Polipodio del Sori, arrabbiato per i cattivi risultati, aveva mandato la squadra giovanile a giocare contro la Pallanuoto Trieste, e pur perdendo questo ragazzo aveva segnato il suo primo gol in Serie A1. Era fondamentale, siamo arrivati tre punti in modo sporco, quasi in una partita dove si vedeva entrambe le squadre si giocavano tutto. La bella Pallanuoto è altra sicuramente, ma non ci serviva, cioè, strabiliare. Abbiamo fatto un sacco di fatica con questo pressing molto forte preparato dagli avversari, l'abbiamo spuntata alla fine, contava vincere anche di uno, cioè erano tre punti che ci peseranno. Ci peseranno in positivo a fine stagione, penso. Era fondamentale ai fini della classifica, non è stata una partita bella, tutt'altro, abbiamo notato tantissimo, però alla fine era fondamentale portare a casa i tre punti, e con tanto cuore nel momento in cui sembravamo averla persa, poi l'abbiamo ripresa e è andata bene così. È stata una partita importante, soprattutto considerando il fatto che era un solo diretto e ci giocavamo gran parte della salvezza, perché Chiavari è una squadra che ha tre punti, ma probabilmente ne merita di più. È stato importante vincere subito in trasferta, una partita fisica e difficile come questa. E il prosieguo del Sori, secondo voi? Secondo te? Ora abbiamo una trasferta a Bologna che è molto difficile, però stiamo lavorando bene. Poi dopo questa avremo una settimana, un mese di festa, perché per via di alcune assenze, però siamo convinti di poter continuare su questa strada, diceva. Piero, tanti giovani, tanti ragazzi dei prodotti locali di Vivai, tanti sono stati tuoi, però visto che non eri del tutto d'accordo quando con Stefano parlavamo di questo sviluppo dei giovani, insomma, degli stranieri soprattutto. Ma gli stranieri portano qualità, il problema è economico, sì. Adesso i giovani hanno delle autostrade davanti, fin troppo devono
dovrebbero soffrire un pochettino di più per arrivare. Se tu leggi statistiche sul fatto che giocatori rifiutano la nazionale giovanile, secondo me ci sono, è da approfondire molto il discorso. E allora si va a toccare il fatto che iniziano prestissimo, su cosa si basa su questo sport, sul fatto che si basa molto sul reclutamento, e quindi vengono poi tutte le tappe, secondo me, non sono seguite in maniera adeguata. Problemi di spazi, ce ne sono tanti problemi, però merita una riflessione profonda come viene affrontato adesso sia i settori giovanili, le prime squadre e tutto. Quindi composizione di campionati, sviluppo di campionati, i giovani, se dici ma segui le squadre di A1, non vanno a vedere le partite di A1, non sono appassionati, c'è qualcosa che non quadra. A questo proposito, che dire, che tipo di fotografia eserciti tu? Oltre il tasso tecnico vero e proprio, l'azione, il gol, il tiro, vedo che ti soffermi molto sul colore, lo fanno anche tanti tuoi colleghi. Qual è la tifoseria che ti piace di più, che cosa ti appassiona, soprattutto cosa ti colpisce dal punto di vista scenico? Ah, la tifoseria ad esempio di quest'anno è incredibile, il Bogliasco, che ha questo gruppo di tifosi veramente coloratissimi, ma tutte in generale, anche ad esempio la scenografia dell'anno scorso del quinto in A1, devo dire, anche a nome di giocatori di prima categoria che sono venuti a giocare ad Albaro, l'hanno trovata particolarmente, particolarmente bella e accattiva, veramente, veramente, veramente è stato interessante. E diciamo che i derby, soprattutto in Liguria, quando le distanze sono poche, riescono a mettersi assieme tifosi di varia provenienza, sono sempre quelli che danno le maggiori soddisfazioni da questo punto di vista. Bene, noi andiamo adesso a scoprire quello che abbiamo definito il personaggio, un altro giocatore del Sori, personaggio in quanto questa partita particolare alla Ravera di Chiavari ha rappresentato per lui il ritorno in vasca dopo 8 mesi di assenza, tormentati per via di un'operazione alla spalla, come spesso succede ai pallanuotisti. Niente, in pratica 25-26 anni di logorio, di cloro, hanno fatto sì che già non ero tanto mobile come spalla e non lo sono mai stato. Sono arrivato al punto che ho dovuto fermarmi e vedere anche per la vita normale se riuscivo a non avere dolore. Mi sono operato 4 mesi fa, poi ho iniziato piano piano a nuotare, ho visto che forse potevo ancora farcela e oggi sono qua con i miei ragazzi a godermi una grande vittoria che vale doppio contro una diretta candidata per la salvezza. Qua non è mai facile, è sempre, sempre difficile, è stata una bellissima partita, dura, e 3 punti che valgono doppio. Senti, qual è il segreto vostro, nel senso che ogni anno partite in difficoltà con una formazione risicata, trovate sempre lo straniero, adesso questo georgiano, insomma, qual è il segreto? Il segreto è divertirci, molto semplicemente, andiamo in piscina col sorriso, sappiamo che ogni anno nessuno ci chiede mai niente e quindi questo ci stimola ancora di più a fare il 110%, a levarci delle soddisfazioni, come l'anno scorso quando ci siamo salvati all'ultima gara, e speriamo quest'anno di continuare così e magari a giugno andare al mare. Stefano, beh, glielo auguriamo innanzitutto. Stefano, parliamo un po' delle regole, dell'interpretazione del vostro rapporto con gli arbitri. Tu storicamente sei uno che, possiamo dirlo, prende parecchie espulsioni, perché un difensore normalmente i tre falli li fa in due tempi normalmente. Sapete voi esattamente come dovete comportarvi sull'uomo, nel senso che molte volte assisto ad arbitraggi che sono difformi per interpretazione? Sì, ormai le regole vanno molto a interpretazione dell'arbitro. È già 2 o 3 anni che però le regole sono sempre le stesse, quindi ormai ci stiamo adattando sempre di più al nuovo regolamento e abbiamo capito che l'uomo bisogna lasciar fare il movimento senza bloccarlo, che un tempo magari era concesso un po' più di contatto fisico. Ora invece bisogna lasciar più giocare e lavorare più di tecnica che di fisico.
Il compito di un allenatore, Piero, è anche insegnare queste cose ai ragazzi, perché voi siete un po' la chiave di volta fra giocatori e arbitri, in pratica, voi allenatori. Ma sicuramente è così, però il regolamento è il regolamento, quindi bisogna attenersi a quello che dice. Poi il problema è che un regolamento anche per gli arbitri è difficile, perché implica anche situazioni di conoscenze tecnico-tattiche che secondo me non dovrebbero far parte del bagaglio dell'arbitro e dovrebbe solo stare al regolamento. Ma è complesso, quindi io ho sempre fatto l'esempio le due mani, c'è stato un momento che venivano sanzionate sempre, adesso ora ci sono mille interpretazioni, è esterno, non dà fastidio. Secondo me bastava dire le due mani è sempre fallo, i giocatori non avrebbero mai più fatto. Ti puoi appoggiare solo con una mano, e anche perché poi è difficile sicuramente arbitrare. Poi noi allenatori spesso arbitriamo e arbitriamo da allenatori, a volte in partita ci facciamo un po' prendere da questa situazione, mentre l'arbitro è un giudice, quindi si attiene un pochettino di più, certo, al regolamento. Quel che è certo è che l'eccessiva discrezionalità, uno responsabilizza troppo gli arbitri, l'altro non dà la certezza dell'avvenimento, mentre invece un'interpretazione notarile del regolamento, questo è fallo in ogni costanza, non darebbe adito a discussioni, questo è da considerare. Vengono un po' agevolati gli arbitri che hanno giocato prima, sì, o sì, allenato, sì, mentre Cavallini è uno che il regolamento secondo me riesce a applicarlo egregiamente, perché è allenato, ha giocato, quindi uno che ha iniziato a fare solo l'arbitro insomma, trova un po' più fatica. Annovero dal punto di vista statistico che è la terza trasmissione che parlano bene, che parlate bene di Cavallini, quindi è molto positivo. Allora andiamo a sentire invece adesso tre giocatori dei perdenti in questo Chiavari Nuoto Sori, che sono Eugenio Croce, Thomas Dabbiani quasi avvocato e Alberto Tazzi ingegnere, praticamente in quella che è la Verde Blu, la squadra forse più dotta del campionato, più letterata. Dobbiamo trovare la forza di risollevarci come sappiamo fare noi, perché a parere mio non siamo la squadra che stiamo dimostrando di essere, ma siamo tutta un'altra squadra, riusciamo anche a essere compatti quando vogliamo, riusciamo a essere cattivi agonisticamente con la giusta intensità, riusciamo a giocare, ma tutto questo dobbiamo farlo costruendo, diciamo, quasi da capo, dobbiamo prendere quello che di buono c'è stato e ripartire da quello. No, non mi aspettavo una situazione del genere, ci sta girando tutto male, un periodo negativo in tutto e purtroppo l'unico modo per sollevarci è farlo tutti insieme, quindi dobbiamo compattarci e uscire tutti insieme da questa situazione se vogliamo dare un senso a questo nostro campionato. Nelle prime due frazioni sorpreso la mancanza di attitudine vostra al gol, visto che il primo è arrivato dopo 19 minuti rotti, sono stati molto bravi loro a dare in pressing o avete mancato voi? Sì, ci sono tante partite finiscono 19-11 e ci sono partite che finiscono 4-3, questa è una di quelle, le difese hanno avuto la meglio sull'attacco e noi nei primi due tempi non siamo riusciti non solo a fare gol, ma purtroppo non siamo riusciti a essere incisivi neanche nel tiro. Poi pian piano abbiamo preso più confidenza e siamo riusciti a segnare nella seconda frazione di gioco. Sì, diciamo che non è dalla nostra parte la fortuna, anche perché siamo in un periodo dove ogni cosa sta diventando sempre più difficile. Bisogna cercare di reagire, perché sennò anche l'uomo in più con delle squadre che lasciano liberi i pali diventa qualcosa di intraguardabile e soprattutto il campionato inizia a essere breve, quindi secondo me adesso è il momento giusto di dire basta, fino adesso non abbiamo fatto niente di che, ripartiamo, riproviamo nuovi schemi, riproviamo qualcosa, anche perché dobbiamo viverla come un'esperienza per migliorare questo che abbiamo fatto fino ad oggi, che non è andato nel verso giusto, però sicuramente si può fare meglio. Si può fare meglio. Giorgio, fra poco parleremo di Coppa dei Campioni, però anticipiamo un attimino i tempi e so che tu avevi un'iniziativa non abortita per ora, certamente, però proposta. No, un'iniziativa di cui abbiamo parlato con l'organizzazione, che sta avendo qualche difficoltà legata anche ai temi che tratteremo dopo, di creare in contemporanea con l'evento delle Final Eight
la prima mostra fotografica dedicata esclusivamente alla pallanuoto. Contemporanea o pregressa o fotostorica anche? Diciamo, l'idea è quella di coinvolgere diciamo, i grandi fotografi che ci sono molti in Italia, ma anche in giro per il mondo, russi, olandesi, americani, eccetera, che invino le loro immagini in maniera tale che per la settimana precedente e quella successiva la gente possa vedere questo tipo di cose. Ripeto, è uno sport di nicchia, noi lo sappiamo bene, e la qualità delle immagini è un punto fondamentale per promuoverlo, anche diciamo, nella parte giornalistica dei servizi diciamo, sul web, spesso e volentieri si continuano a vedere diciamo, delle immagini a corredo che non sono diciamo, di qualità e spesso questo allontana diciamo, l'utente che capita sulla pagina, però l'idea era quella appunto utilizzando diciamo, l'evento Final Eight, quello diciamo di creare qualche cosa. Ci stiamo lavorando, speriamo di poterlo concludere. Quando tu parli di organizzazione intendi Prorecco o LEN? Allora, in questo momento Prorecco. In questo momento forse avranno anche altre cose da pensare. Lo capiamo perfetto. Speriamo che vada tutto bene. Ci fermiamo ancora un attimo e ci rivediamo fra qualche minuto per la terza e ultima parte. Abbiamo appena concluso parlando di Euroleague Final Eight e con questa manifestazione riprenderemo con un discorso forse ancora più generalizzato che riguarda un po' tutto il mondo delle piscine attualmente in crisi, al punto che potremmo definirla, lo facciamo dire dal servizio stesso. Vediamo di che cosa si tratta e poi ne dibatteremo alla fine. Scandone chiusa, mostra d'oltremare con le rane. È l'ennesimo autogol del mondo natatorio, definito dalla stampa il suicidio della pallanuoto, che in Liguria ha la sua apoteosi. Nervi, Voltri, Recco Punta Sant'Anna, autentici stagni a cielo aperto tutt'oggi. Imperia aperta da poco, dopo la chiusura della finanza. La Prorecco sfrutta la situazione e scappa perciò a Novara per Euroleague fra la freddezza dei suoi tifosi, che disertano la trasferta stessa e a Savona poi si presentano senza striscioni. La si definisce promozione della pallanuoto. In realtà si sarebbe potuto giocare a Sori o ad Albaro, ma anche per questi due impianti ci sono problemi quantomeno di dialogo. Dallo stadio del nuoto di Albaro, infatti, con una figuraccia immensa, la Euroleague viene spostata e l'ufficialità non c'è ancora, nonostante la presenza consultiva di Marco Birri della LEN a Genova la settimana scorsa, alla Sciorba. Succede infatti che in corso d'opera, dopo l'annuncio ufficiale di mesi fa, si scopra che occorre una settimana di chiusura dell'impianto albarino per costruire gradinati supplementari, a supportare gli ormai canonici 4.000 spettatori che questa manifestazione catalizza ogni anno. La finale infatti è a 8 squadre e ognuna porta con sé ragionevolmente 200 spettatori. Ai 1.600 totali si aggiungono quindi le presenze locali per una competizione che a Genova manca dal 2003. Succede altresì però che il gestore dell'impianto albarino, supportato dagli esercenti, si opponga ai lavori, considerandolo un sacrificio economico non sostenibile. È dunque questione di denaro. La domanda allora è perché Regione e Comune, le istituzioni, pronte a supportare Prorecco in Coppa Italia e altre manifestazioni con similari, non possano questa volta intervenire a supporto di quella che sarebbe stata un'immagine scenica della città incomparabile nei confronti del mondo intero. Beh, la domanda richiede, se volete, una risposta, ma la domanda più generale è una brutta figura o no passare da quello che sarebbe stato Albaro e il suo contorno alla Sciorba, che pure è una delle piscine più veloci e più belle d'Italia e d'Europa forse. Piero? L'importante è che si faccia a Genova, questo è, e quindi avevo paura che andasse fuori Genova. Diciamo che Albaro, poi le sarà legato storicamente, era il centro della città e il cuore, forse si sono date per scontate troppe cose inizialmente, dovevano essere approfondite un po' di più.
Sono perfettamente d'accordo. Noi, per fare chiarezza, andiamo a sentire attualmente la massima autorità della LEN, dopo il presidente che è Barelli, lo ricordiamo, in questo senso, che è Marco Birri, responsabile delle operazioni. Lo abbiamo in collegamento telefonico, un saluto a Birri da parte di tutti, ma Marco, la prima domanda è... che cosa richiedete voi della LEN in termini di sicurezza, di capienza per come dire, consentire una manifestazione di questo genere e accordarla a una città? Allora, il discorso è questo. Allora, in termini di capienza, ovviamente abbiamo dei minimi, diciamo, requisiti, seppur ormai questo evento, per come si è sviluppato negli ultimi anni, ha sicuramente alzato l'asticella in tal senso. Quindi, diciamo, è chiaro che ormai al di sotto di una certa capienza, 2500-2300 persone, è abbastanza difficile andare. È ovvio che quello che richiediamo è di salire ovviamente di numero, e questo è importante, perché suppongo che oggi come oggi questo evento, se lo fa in una struttura che ha 4.000 posti, ovunque in Europa 4.000 posti riempi. D'accordo, ma perlomeno quando c'è stato il sorteggio o la candidatura, perché è la città che si candida, voi della LEN siete stati informati dello stato delle piscine genovese o vi è stato detto è tutto a posto, come dicevamo prima da studio, è tutto scontato? Insomma, sapevate qual era effettivamente la situazione? Ne eravate al corrente voi della LEN? Allora, intanto non è un sorteggio, ma c'è stata una candidatura vera e propria. Sì. Quindi il club che si è candidato, come altri, conoscono quelli che sono i requisiti standard che chiediamo. Quindi è stata una candidatura fatta da loro, sapendo quello che avrebbero dovuto garantire. Per quanto riguarda le strutture su Genova, è chiaro che fanno parte di quella che è stata la loro candidatura, quindi i minimi requisiti devono e saranno rispettati, perché sono parte integrante di quello che hanno presentato e soprattutto del contratto che successivamente è stato sviluppato. Certo, a questo punto sei stato a Genova tu la settimana scorsa e ecco, ci puoi dire qualche cosa? Ci sono speranze, perché l'ufficialità non c'è ancora, che questa manifestazione comunque venga giocata qua e insomma, sei ottimista in questo senso? Allora, sì, intanto devo dire la verità, onestamente sia l'organizzatore che mi sembra le autorità locali stanno in effetti lavorando molto su questo progetto, proprio perché sanno dell'importanza e quantomeno, essendo un evento ormai ha una visibilità notevole, è anche uno specchio, una vetrina per l'intera città. Quindi questo è sicuramente capito. Stanno lavorando, è chiaro, ci sono delle migliorie da fare per quanto riguarda proprio l'evento, stanno lavorando su dei progetti per ampliare il più possibile la capacità, che era la cosa più importante, perché per il resto la vasca, in questo caso appunto la sciorba, per il resto grossi problemi per organizzare questo evento. Non ne ha, è ovvio, ha necessità di un restyling, ma nel senso proprio relativo all'evento, con delle strutture temporanee, con delle apparecchiature che verranno inserite, installate proprio per questo evento. Bene, grazie Marco, noi ti ringraziamo per aver fatto chiarezza su questa vicenda, per certi versi abbastanza stucchevole. Da Lussemburgo, dove ti trovi, ti aspettiamo a Genova e speriamo di vederci in piscina e in Euroleague soprattutto, che è la cosa più importante. Certo, sì, beh, senz'altro, questo evento mi porterà un pochino più spesso, proprio per seguire, diciamo, lo stato di avanzamento del progetto. Bene, un saluto a Marco e mi pare Stefano che abbia tolto della suspense, ha detto non ci sono, a parte la capienza che insomma bisogna un po' vedere, non ci sono grossi problemi, un passo avanti, no, per la città, direi. Sicuramente, sì, almeno la Liguria specialmente
una regione dove possiamo vivere di pallanuoto, e a portare questi eventi a Genova è tutto di guadagnato. Abbiamo tra A1 e B più di 15 squadre, quindi è tutto di guadagnato per il nostro mondo. Secondo voi quello degli spettatori, cui accennava Bira e cui accennavamo anche nel servizio, è un falso problema o un problema reale? Nel senso che sì, effettivamente ormai queste manifestazioni catalizzano 4.000 spettatori mediamente, però non è detto che tutte giochino contemporaneamente, insomma i flussi di tifosi vengono a 2x2 quando ci sono le squadre che si incontrano. Potrebbe tutto sommato andare tutto bene anche se non c'è una capienza così grossa come successe nel 2003 quando vinse la Prorecco, no Piero? Sì, sono passati 15 anni. E sono 8 squadre, è diverso. Quindi è un pochettino cambiato tutto il contesto. Gli eventi ormai vengono proposti, sono grandi eventi, allora lo spettatore è attratto. Noi come spettatori genovesi siamo un po' con il nasino all'insù perché vogliamo la grande partita, se no poi siamo... Però la Sciorba sono abituati a organizzare in maniera ottimale, abbiamo visto la Pellegrini nel nuoto quest'inverno e quindi sono fiducioso sulla Sciorba, speriamo che qualcuno rimanga fuori. Va bene, allora noi con queste parole direi di finire la parte di pallanuoto parlata e chiudiamo in questo 2 minuti che ci rimangono circa con pallanuoto giocata, con un po' di esibizione, perché non la chiamerei pallanuoto in senso tecnico, ci viene dalla pallanuoto ungherese, è una sorta di globetrotters della pallanuoto per chi non l'ha mai visti giocare, e beh, vedete cosa sanno fare questi ungheresi che una volta erano veramente i veri tecnici della pallanuoto. Lipovic, vola po' Chamé con Doja, kapna egy emberelő, mint a szerbek. Grasso, illetve Alexicnek a vállán, és valószínűleg a lövés pillanatában kicsúszott alól a... Az ott az ember érzés, hogy akár merre is vehette volna. Tessék! Filipovic fejjel! Egyébként érdemes megnézni, hogy milyen magasságban emelkedett ki. Tehát Szalai a lettek ellen kutyafüle volt ehhez képest. Bocsánat, a futballszurkoló. Mátori Bence, aki az OSC csapatától igazolt Szolnokra. Nagy Viktor! Na még egyszer megpróbálták. Ezután jobban sikerült egyébként, tehát ezt már a brazil bíró 6 pontra adta a műúszó pontozáson. Nagyon rá koncentrál pedig Stefan. És világcsúcs közeli ezen a meccsen, az is. Oh! Rangélovic volt, aki bevetette ezt a trükköt. Szerintem úgy vannak vele, hogy tök jó 5 métereseket lőni. Lajnovics. Szavicsot érdemes nem mutatná. Nyugtatja Pietlovicsot, nehogy elkapkodjon valamit, mert a végén még nem lesz meg az íz. És ez Nagy Viktornak szól. Hát persze. Legyen... Óriási. És tetszik is Nagy Viktornak. Igen, igen. Hát ez... Ez a momentum a legszebb a sportban, ezt nem lehet máshol, se színházba, se máshol. Hát micsoda meglepetés, döntetlen lett, 16-16. Ebbè, un'elevazione dall'acqua al livello di ginocchio caviglio è un po' improbabile se non c'è qualcuno sotto. La domanda sembra ormai in ultra chiusura, quando ti capiterà di immortalare un gol di testa, ad esempio? Io vi dico una De Magistris, contro l'Ungheria, a Camoglie. Forse credo di ricordarlo anch'io, era stato riproposto in qualche modo, non lo so, è capitato di vedere delle cose molto vicine, speravo in qualche dribbling sul portiere alla fine, ma oramai questo non succede. Quello che gira, esatto. Che ha dribblato.
Penso che nella pallanuoto d'oggi non sia vero. Quasi impossibile. Anche perché molte volte la tensione è tale che non ti permette queste cose. Allora, siamo in chiusura. Grazie a Stefano Giusti, grazie a Pierre Ivoldi. Complimenti e auguri per il vostro campionato. Giorgio Scarficci, vediamo in piscina. Fiducioso che questa iniziativa della fotografia possa andare a buon fine, perché è molto importante per questo sport. E speriamo che questa trasmissione contribuisca un po' anche a smuovere le cose. Bene, grazie a tutti per l'ascolto. Arrivederci come di consueto giovedì prossimo. Buona serata.